esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat ad una gamba. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba poggiata. Ricorda, per mantenere l'equilibrio è importante che i glutei ed addominali siano sempre ben contratti. Se non riesci, aiutati poggiandoti ad una parete. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non spostare lateralmente il ginocchio durante la discesa. Fai attenzione a tenerlo sempre in asse con il piede. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat con calcio laterale. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più rotazione della gamba. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore incrociato. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Incrocia gambe supini. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via!
Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Controlla la caduta delle gambe per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, adduttori distesi su fianco. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba a terra nella fase di discesa. Fai attenzione a non piegare il busto. La schiena deve essere in linea con spalle e fianchi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare il collo piegando la testa. Guarda un punto fisso di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Slanci laterali su fianco, gamba tesa. Cinque, quattro, tre, due, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena. Per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jump squat. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio, per evitare errori mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat ad una gamba. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba poggiata. Ricorda, per mantenere l'equilibrio è importante che i glutei ed addominali siano sempre ben contratti. Se non riesci, aiutati poggiandoti ad una parete. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non spostare lateralmente il ginocchio durante la discesa. Fai attenzione a tenerlo sempre in asse con il piede. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia.
5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Squat più rotazione della gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Controlla la caduta delle gambe per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Adduttori distesi sul fianco. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba a terra nella fase di discesa. Fai attenzione a non piegare il busto. La schiena deve essere in linea con spalle e fianchi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare il collo piegando la testa. Guarda un punto fisso di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba tesa. Cinque,
4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!